Per arrivare alla vera conoscenza di questi tre principi, noi riteniamo che sia molto utile conoscere il trattato del Sen di Bojo, l'insegnamento della natura, che spiega in grandi linee 1. La creazione primigenia senza seme. 2. La creazione giornaliera con il seme. Siamo pure convinti che il Le Breton sottintenda anche la conoscenza di altri trattati, tra i quali specialmente l'introduzione alle favole e le favole stesse e il vocabolario mito-ermetico del Pernetti. Noi riteniamo che il Le Breton sia stato il consigliere e il suggeritore del Pernetti. Lo confermano le moltissime citazioni nel vocabolario senza indicazione di autore, mentre per le altre ne è sempre indicata la provenienza. La conoscenza di questi testi è il fondamento che rende possibile l'entrare nel mondo ermetico e comprenderne la filosofia, come si vede nell'aforisma: per dare ai vegetali tutta la perfezione che essi possono ricevere, bisogna risolverli ed estrarne le radici. Ma colui che non le conosce le perde quando le ha trovate, anche prima che avvenga la soluzione. A nostro avviso le chiavi principali sono due, quella d'argento e quella d'oro, la chiave perfetta. Avere la conoscenza delle chiavi non basta, necessita anche quella delle porte e delle toppe, ed anche avere il permesso di potere e sapere come adoperare le chiavi e le porte. Il primo uso di queste chiavi consiste nella giusta esecuzione delle 7 operazioni della natura. Questo lavoro può essere considerato la messa in opera della prima chiave, quella d'argento. La chiave d'oro permette l'esecuzione delle altre 2 operazioni dell'arte che noi chiamiamo filosofiche. Su questo punto il cosmopolita ci dice: bisogna sapere che il termine della natura è il supremo, come egli ne è il principio, perché ogni cosa finisce sempre in ciò da cui essa ha preso inizio, cioè il suo essere ed il suo cominciamento. I più segreti misteri di questa santa arte sono un dono del Signore, ai quali non si può giungere con la grazia dell'Altissimo, che non mancherà di illuminare lo spirito di colui che gliela domanda con umiltà costante e religiosa, o gliela comunicherà con una dimostrazione visiva di un maestro fedele ed esperto. Il Pernetti dichiara: la natura insegna ai chiaroveggenti la fisica ermetica. È della natura l'operare lentamente, semplicemente ed a gradi, e sempre seguendo le stesse vie, le 7 operazioni, per produrre le stesse cose. Mentre l'opera dell'arte è meno lenta, perché avanza di molto l'andamento della natura. Ma l'opera del Signore si compie all'istante. L'alchimia propriamente detta è un'operazione della natura mercé il concorso dell'arte. Riguardo alla dimostrazione visiva di cui parla il cosmopolita, gli scritti magici di Paracelso ci danno delle indicazioni precise, se si è capaci di leggerli correttamente. Altrimenti, come ricorda Johann de Monteschneider, soltanto l'Onnipotente, il Supremo, può dare l'illuminazione, e colui che non ha la divina luce come duce, né dinanzi gli luce, può aspettarsi alcunché di buono. Noi riteniamo di maggiore utilità per uno studio sistematico ed approfondito
contrariamente al testo originale, di raggruppare le 7 operazioni per ogni regno. Perciò mettiamo dapprima il generale per avere il fondamento e poi bisogna cominciare il lavoro manuale nel vegetale, che è il regno più facile da aprire. Pertanto, noi raccomandiamo allo studioso di seguire successivamente le operazioni per ciascuno dei 3 regni, vegetale, animale e minerale, nell'ordine, secondo le varie fasi del lavoro: calcinazione, putrefazione, soluzione, eccetera. Così ogni operazione potrà essere compresa meglio. I filosofi non parlano mai dei preliminari della preparazione, che si potrebbero denominare anche digestione. Così come la massaia, prima di fare il bucato, deve separare il bianco dal colorato, similmente l'artista dovrà fare una separazione nel misto che intende adoperare per preparare la materia e renderla atta alle operazioni della natura condotte dall'arte. Solo dopo aver raggiunto l'elixir si può passare alle 2 operazioni filosofiche citate: la moltiplicazione e la proiezione o trasmutazione. Operazioni che la natura non può eseguire senza il concorso dell'arte. Afferma così il Cosmopolita. Io posso assicurare con ragione che colui che potrà, per via filosofica, senza frode, tingere realmente il minimo dei metalli al mondo, con o senza profitto, nei colori del sole e della luna, e che possa resistere a tutti gli esami richiesti e necessari, egli avrà aperte tutte le porte della natura per ricercare e realizzare altri e più alti e più eccellenti segreti con la grazia e la benedizione dell'Onnipotente, il Signore. Affinché il lettore non si disguidi, noi dichiariamo apertamente che non siamo ancora giunti a compiere quello che denominiamo il secondo lavoro, che riteniamo bisogna fare dopo il circulatus minus, ma stiamo completando e perfezionando il lavoro manuale, la teoria. Questo lavoro consiste nel realizzare l'olio incombustibile per avere la lampada con la luce naturale di cui parla il testo citato del Monte Schneider. Realizzare l'olio non basta, bisogna conoscere lo stoppino e saperlo accendere. Ci sono molti testi che parlano di questa luce naturale. Noi troviamo migliore quello di Sivmacha nella sua introduzione a La pietra d'acqua. Il Le Breton ci offre qui preziose informazioni, affermando: il misto prima della calcinazione possedeva una sostanza di olio o acqua oleosa che può essere fissata a prova di ogni fuoco. Con questa operazione le 2 radici sono purificate esattamente e diventano una stessa sostanza acquosa, inseparabile e permanente, e secondo i filosofi è suscettibile di fiamma, ma inestinguibile e incombustibile. Ed ancora. Il segreto della lampada incombustibile può essere estratto da ogni animale e vegetale, ma particolarmente dal vino, perché esso contiene di più di ogni misto delle 2 radici. L'immagine che presentiamo mostra il vetro contenente l'olio incombustibile
per la luce eterna, che il testo chiama «O tu, luce fissa, chi è che ti deve pagare?» Parallelamente al testo di Le Breton, consigliamo vivamente di studiare con estrema cura la descrizione della fabbricazione della birra che Basilio ci presenta al principio del suo Currus Triumphalis Antimonii, e di cui egli stesso dice che ogni parola ha un suo preciso significato che lo studente deve ben considerare e ponderare. Non ci resta altro che augurare ai compagni dell'arte un buon lavoro, sia esso di riflessione, sia di lavoro manuale, per poter arrivare a poter realizzare dapprima il circulatus minus e poi questa luce che è duce e che è assolutamente necessaria per l'oratorio, lo studio ed il laboratorio. Come si vede nella figura che presentiamo, in cui si può osservare questa luce in attività nelle tre parti del tempio dell'artista, rappresentata nella figura perfetta, il cerchio. Con questa premessa, il detto «il fuoco nel laboratorio alchemico non si spegne mai» assume un altro e ben preciso significato per chi sa di che cosa si tratta. Terminiamo con parole del cosmopolita che dicono: se tu non capisci o non vuoi credere alla verità, non accusare il libro, ma te stesso, e credi che il Signore non ti voglia rivelare questo segreto. Dunque pregalo assiduamente e rileggi molte volte il libro. E noi aggiungiamo: se il Signore ci ritiene pronti e preparati, la sapienza divina ci darà le chiavi e ci insegnerà ad aprire una dopo l'altra tutte le porte dei segreti della natura. Orando, perseverando, lavorando, e solo al Supremo, il Signore, sia lode eterna. Amen.